Oggi stavo leggendo, prima di venire qui, i dati sull'occupazione. È tutto un celebrare di record di occupazione. Smettiamola di chiamarla occupazione, quello è un record di precariato. Oggi abbiamo segnato il nuovo record del precariato come Stato italiano. Se vogliamo celebrare il lavoro, deve essere lavoro stabile, dignitoso, che permette alle persone di farsi una famiglia, che permette alle persone di avere un avvenire. Oggi nel decreto dignità iniziamo a smantellare quella parte di Jobs Act che ha creato la precarietà in Italia. Dobbiamo chiudere l'epoca in cui il contratto a termine viene utilizzato solo per far aumentare l'indice Istat dell'occupazione, perché noi di questo stiamo parlando oggi, di un indice che ci dice che anche il contratto a due giorni diventa modo per celebrare il record di occupazione. Poi andateglielo a dire alle famiglie italiane che l'occupazione è aumentata, vedete come vi rispondono. Ritiene che però la mini stretta sui contratti a termine che dovrebbe esserci nel decreto di dignità, sarà sufficiente per invertire la tendenza? No, è solo un primo passo in avanti, perché quello che faremo oggi è intervenire sia sul contratto a tempo determinato che su quello a tutele crescenti. Però io so benissimo che il nostro intervento non potrà prescindere dall'abbassamento del costo del lavoro, perché se vogliamo garantire ancora più stabilità facendo utilizzare i contratti più stabili possibile, dobbiamo anche ridurne il costo, e questo nella legge di bilancio ci sarà. E questo obiettivo passa anche per un rapporto con le imprese, che devono smetterla di spendere soldi in burocrazia, perché quando si parla di burocrazia si parla di costi per le imprese, così che possano avere più risorse per poter affrontare sia il valore da creare nel mercato italiano e nell'economia italiana, sia la tutela dei dipendenti.